Si applicherà a tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, precari e non precari, perché ogni persona che lavora deve avere dei diritti che non possono dipendere dalla tipologia contrattuale, ma solo dal lavoro in quanto tale. Il leader nazionale della CGIL, Susanna Camusso, fa visita ad Andria nella storica Camera del Lavoro di Piazza Giuseppe Di Vittorio per illustrare i contenuti della nuova Carta dei diritti universali del lavoro, il disegno di legge di iniziativa popolare su cui la CGIL ha avviato le consultazioni con i propri iscritti. Sarebbe riduttivo definirlo un anti-Job Act, spiega la Camusso al tavolo con i rappresentanti provinciali e regionali della CGIL, ma è un tentativo più radicale di guardare al futuro estendendo quei diritti e quelle tutele che i governi degli ultimi anni hanno tentato progressivamente di ridurre. Noi siamo di fronte a un processo di deregolazione del mondo del lavoro, di divisione del mondo del lavoro che dura da molti anni, di cui il Job Act è l'ultima in ordine di tempo di leggi che sono limitate a mantenere e sancire l'idea che i diritti siano diritti disuguali, anzi spesso che li tolgono, e soprattutto a mantenere questa filosofia che il problema è sempre solo il costo del lavoro e non invece la qualità del lavoro, la formazione, la ricerca, gli investimenti, quindi quale modello di crescita positiva del lavoro si ha. Il senso della carta è ricostruire una relazione sui lavoratori e le lavoratrici che esattamente in quanto lavoratori e lavoratrici devono avere dei diritti che non dipendano dalla tipologia contrattuale, dalla dimensione di impresa o dalle tante divaricazioni e contrapposizioni che sono determinate nel mondo del lavoro. Prima di Andria, la Camusso ha fatto visita a Barletta, in via Manfredi, dove ha reso omaggio alla lapide che ricorda i tragici fatti del 1956, quando nella città della Disfida il popolo, esasperato dal freddo e dalla fame, tentò di assaltare il luogo in cui erano conservati i pacchi destinati ai poveri, gestiti dalla Pontificia Opera di Assistenza. Per sedare la rabbia dei manifestanti, che sfociò in protesta davanti al deposito, la polizia sparò sulla folla, uccidendo tre braccianti. Sebbene siano diverse rispetto a quelle di 60 anni fa, le tante forme di precarietà e povertà restano ugualmente gravi, ha commentato il leader della CGIL, e le tragedie del passato devono insegnare qualcosa per il presente e per il futuro. Molte cose sono da allora cambiate, una di quelle che forse è più importante che è cambiata è l'idea che bisogna avere un rapporto positivo con i temi della povertà che non possono essere oggetto di discriminazione. È una delle ragioni per cui appunto il tema del precariato è innanzitutto un tema di persone che lavorano, che devono avere dei diritti e non una possibile discriminazione, e con anche contemporaneamente la consapevolezza che le diseguaglianze continuano a esserci, crescono e nessuno può pensare di non avere attenzione al tema innanzitutto della condizione dignitosa delle persone.